Sto aspettando, eccolo lì. No, allora, io in realtà volevo entrare, però c'è Stefan che tutte le volte... e quindi sono un po' timoroso nel risalire sul palco. Quindi mi metto dalla parte di qua vicino, se vi stringete non do le spalle a nessuno. Vicino a Lisa mi sento più sicuro. Però Stefan continua a guardarmi dal di là e sono inquietato tantissimo. No, non stavo parlando di te, non ti preoccupare Stefan. Allora, Lisa, ti volevo chiedere, questa parte, la danza di cuore, ovviamente è qualcosa tratto... Grazie. Sì, questo è tratto dal primo capitolo della trilogia, questo, che prende proprio questo titolo. Praticamente nella storia i vampiri della mia... i mentori, io li chiamo mentori, hanno appreso che la nostra storia è scritta nel sangue, di conseguenza se si nutrono di persone consapevoli e consenzienti, loro hanno modo di sentirsi nuovamente vivi, sentire nuovamente le emozioni, perché quando tu hai un'eternità da scontare, capisci che a un certo punto nulla ti stupisce più e nulla ti dà più emozione. E invece nutrendosi della persona che ti apre la propria anima, ti apre comunque, ti dà fiducia, in quel momento tu senti ciò che loro provano. E mentre il vampiro non ha più emozione, noi siamo una continua emozione, noi passiamo dalla gioia alla speranza, alla rabbia, noi siamo un tormento di emozioni, e qui nasce appunto questa idea di questa danza dei cuori in cui una può aver paura, però alla fine si fida e si affida. Un applauso a tutti questi ragazzi che sono qui vestiti pesanti sotto il sole per noi. Truccati anche. Truccati. Io intanto mi sono nascosto un po' più in qua perché mi sento un po' più sicuro e tranquillo. Ok, io mi metto qua. Ti volevo chiedere un'altra cosa. Tu mi hai parlato, hai aderito, diciamo, all'iniziativa che stiamo portando a noi avanti con appunto le donazioni che si possono fare all'interno del Palazzo Pretorio per l'emergenza alluvioni. E dici in che modo? Esatto, sul primo capitolo della saga, la danza dei cuori, appunto, ogni copia che sarà venduta oggi, 3 euro andranno nel barattolone per aiutare in questo periodo di fatiche. Dove potranno trovare il libro e acquistarlo? Là, il nostro stand Vampir Lab. Quindi... Che c'è scritto gigante, esatto, quindi esatto. Si vede benissimo. Che cos'è il Vampir Lab? L'abbiamo detto prima. Sì. Il Vampir Lab è appunto un gruppo. Ah, sentite che bella rietta che sta arrivando. È stato bellissimo. Io con la mia insolazione in corso è stato un momento di è, diciamo, il contenitore di tutti questi talenti, quindi appunto talento più talento genera portento. Ma un'altra curiosità, quando sei partita col Vampire Lab, il primo piccolo seguito, quante persone avevi quando è iniziata questa cosa? Più o meno, credo che non sia così facile. No, non è facile. 4-5-6 persone. No, ma allora, considera che ci sono alcuni del gruppo che rimangono del gruppo, ma le vicissitudini della vita possono portare anche a non frequentare più, si rimane comunque nel gruppo. Che è come possiamo definirlo, come una grande famiglia, sì, perché è un ambiente che io ho iniziato ovviamente a frequentare da poco, però ci siamo trovati ieri un quarto d'ora, 20 minuti nel primo acquazzone a ripararci sotto lo stand e ho passato 20 minuti di allegria, che è veramente una cosa bella con loro, mi ha ricaricato per rimettere insieme lo show, riorganizzarmi e fare ripartire tutto dentro il repertorio che è andato avanti fino alle 2 di notte. Quindi ammiro molto anche questa cosa qui, questo spirito di questo gruppo, e vi chiedo un applauso anche per lo spirito che hanno questi ragazzi. Grazie. Grazie. Basta guardare il sorriso di Lisa, cioè, loro sono sempre così, almeno io l'ho sempre visti così, a parte Stefan, però... A fine serata mi mangerà il cervello, quindi se domani non mi vedete in giro, andate. So che mi odierà dopo oggi.
Ti stimo tantissimo, Stefan, credimi. Un'altra cosa che ero curioso di chiederti, anche se in parte credo di sapere già la risposta. Com'è nata questa trilogia? Il primo input che ti ha portato a scrivere? Allora, partendo dal presupposto che ho 48 anni e scrivo storie di vampiri da quando ne avevo... è un problema, non è un tabù. E scrivo storie di vampiri da quando avevo 14 anni, ho sempre amato questo tema che parla appunto di eternità, di possibilità e quant'altro. Il primo input è stata, diciamo, una visione, chiamiamola tra virgolette visione, nel senso che quando io scrivo di solito immagino una scena e questa scena piano piano viene arricchita dal prima e dal dopo. Di conseguenza io col primo romanzo vedevo questa scalinata, vedevo una fanciulla che voleva scendere questa scala e c'era una figura, uno vestito di nero, un vampiro, un bellissimo vampiro sulla scala che le diceva più si aspetta più si teme, fidati la mia inesperienza di secoli. Ecco, questa frase mi ha detto, ma perché ho pensato questo? Che cosa vuol dire? Che cosa rappresenta? E piano piano ho scoperto quello che stavo per raccontare. Qualcosa di stupendo, a mio parere. A questo punto io vi volevo ringraziare di nuovo per la vostra presenza, per essere rimasti, aver supportato anche dal brutto tempo. Tutte le stagioni, ci siamo fatti tutte le stagioni. Esatto, poi oltretutto portare i vampiri sotto il sole già è una cosa difficoltosa e siamo riusciti anche in questo oggi grazie a Lisa al Vampire Lab. Vi chiedo un ultimo grande applauso per questo bellissimo gruppo e li ringraziamo. Grazie ragazzi. Grazie a te, grazie a tutti e vi aspetto lì al nostro stand. Se volete venirci a trovare... Esatto, mi raccomando, comprate i libri e andate a donare per l'emergenza dell'Unione. Grazie.